Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Buongiorno, non fate caso alla mia bellissima voce nasale, ma sono un pelo raffreddata, no, un bel po'. E però faccio questo video, non so neanche perché, non so neanche una postazione, ma mi sono appena arrivate delle cosine che volevo aprire con voi. Adesso andiamo a vederle perché sono molto molto curiosa anch'io, cioè sono cose che ho ordinato io, però sono curiosa io lo stesso. Mi è arrivato il Smile Spa Active Coco, che è la polvere nera da lavarsi i denti per farli tanto 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 bianchi, sbiancante. Voglio troppo troppo provarla. Adesso magari la apriamo insieme. Allora, questa è la confezioncina e sono 30 grammi. Si apre qui e c'è tutta la nostra polverina. Saprò dire com'è. Alla fine questo sarà tipo un mini vlog, perché non so cosa. Poi mi stavo anche truccando, se si può vedere qua non è assolutamente sfumato. Infatti devo andare a finire di truccarmi, quindi lo faremo insieme magari, che devo ancora mettermi l'eyeliner. Quindi niente, continuiamo. Io qua ho comprato un pennellino. Questo è il Therapeutic Blending Brush di Studio 5 London. E adesso andiamo a vedere com'è. Pennellino è questo e wow, deve sfumare tipo da dio, e perché è stramorbidino. Non vedo l'ora di provarli perché voglio sperimentarmi in trucchi per occhi e farvi dei get ready with me e dei make up tutorial, quindi. E poi mi è arrivato, appunto, a proposito di pennelli, cioè quanto è bello, quanto cavolo è bello. Io la confezione la tengo, cioè sicuramente. 32 pezzi cosmetic make up brush set. Newspicy.com, se volete visitare il loro sito. E cioè Fashion Meet Technology. Cioè, oh mio Dio, quanto è bello. Guardate che c'è proprio l'arcobaleno. Andiamo ad aprirli. Allora, cioè, no, notiamo l'impacchettamento di questi pennelli. Io vi assicuro che è la cosa più morbida del mondo, questa cosa fuori. Cioè, è stra professionale, tipo, no? Legata con questo laccetto che ora andiamo a slegare, se ci riesco. La la la, con una mano sola. Tu 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 tu. Ok, assistiamo a questa cosa bellissima. Oh mio Dio, 32 pen... cioè non finisce più. Non finisce più. No, cioè non finisce più. Ok. Ma ci sono tutti i pennelli. Tutti, tutti, tutti. Ovvio no, eccolo. L'ho tirato fuori. A parte che... oddio, è stramorbido. E poi proprio con la propria confezione. Ecco. Qui c'è la propria confezione. Vedete? Va dal più grande al più piccolino, compresi di pennellini per sopracciglia. Cioè, guardate l'immensità. Ok, svengo. Questo era il breve video di tutti i miei acquisti. Avrò altre 300 cose da testare. Tra l'altro qualche pennellino magari lo provo anche adesso che devo finire un po', e niente, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Se sì, mettetemi un pollice in su e ricordatevi di iscrivervi al canale. Vi mando tanti tanti baci e al prossimo video, ciao! Io vi ho salutato, ma avevano detto che provavamo almeno un pennello, visto che devo ancora mettermi l'highlighter. E vado a prendere la mia palettina di Slick amatissima e vado a prendere, vediamo se riesco a farvelo vedere in qualche modo, perché sono un po' tipo mai caduto tutto. E vado a prendere questo qua più chiaro, questo su, con il pennellino, uno dei 300 miliardi di pennellini appena arrivati, che è quello per l'eyeliner. E vedremo un attimino come funziona. Ovviamente l'ho lavato il pennello, cioè. E olè! Riflessi puri, riflessi puri, riflessi puri. Cioè, look at this eyeliner. Però io ho provato questo per l'highlighter perché volevo un attimino mettermi appunto l'highlighter. Ma io in genere il mio highlighter lo metto con le dita, perché vi spiego subito. Questi hanno una pigmentazione che è fenomenale, no? Adesso vi faccio vedere la differenza, se le luci non mi fanno...
ne ho messo poco. Ne ho messo veramente poco. A me piace abbondare con l'highlighter perché mi piace proprio l'effetto boom. E vi assicuro che non rende perché non sono tanto tanto in luce, ma si può vedere benissimo. Ora magari lo vado a mettere anche dall'altra parte perché sennò mi illumino solo una parte di viso. Ah, l'highlighter messo con le dita è il top perché dà una sfumabilità che non c'è paragone. E potete veramente modellarlo come mi pare. Quindi non sono solita ad utilizzare molto i pennelli per l'highlighter, ma look at my nose. Cute. Ok, direi che ci siamo. Io spero che appunto questo video per la seconda volta, guardate il mio dito, per la seconda volta vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale qua sotto. Vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!